tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, oggi insieme andiamo a fare un unboxing del calendario dell'avvento DM. Ebbene sì, vi avevo spoilerato in un video haul del DM, che è un drugstore tedesco approdato in Italia da qualche anno. Piano piano penso che aprirà in tutte le città italiane. Oggi andiamo insieme a fare l'unboxing del loro calendario dell'avvento beauty, quindi tutto make uposo. Ebbene sì, sono riuscita a comprarlo, sono riuscita ad aggiudicarmelo. Il calendario è molto sottile ma molto grande, come potete notare ha il logo Trend It Up Von DM. Sono 24 caselline che adesso andremo ad aprire insieme, non vedo l'ora. Prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale per supportarmi e se vi va venirmi a seguire sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque, dove faccio spesso nelle storie diversi sondaggi e così mi aiutate anche a capire quali sono le tipologie di video che vi piace di più guardare sul mio canale. Iniziamo subito a spacchettare questo bellissimo calendario, molto basic devo dire. Partiamo dalla casella numero 1. Wow, iniziamo già bene con una full size. Nella casellina numero 1 troviamo Eye Shine Lip Gloss in full size, in questa bellissima tonalità rosa pescato. Andiamo a swatcharlo, è bellissimo perché non ha l'applicatore in spugna ma col pennellino ed è anche bello colorato. Guardate che bello. Molto molto bene, quindi abbiamo un gloss. Procedo con la casella numero 2. La casella numero 2 è qui in alto. Cominciamo con gli smalti? Speriamo di no. Questi qua voleranno a casa di mia mamma, però è bellissimo. È sempre Trend It Up, Double Volume e Shine Nail Polish. In questa tonalità viola talpa, direi. Un violetto, un lilla talpa, così. Ok, casella numero 3. Anche questa è lunga e stretta. Un matitone credo che sia. Troviamo un Ultra Smoky Eyeshadow Pen. Allora, molto interessante, la tonalità dovrebbe essere un blu scuro. Da un lato abbiamo il matitone, sì, è un blu molto scuro, e dall'altro lato, vediamo, c'è, non so se uno sfumino che va proprio a mangiarsi il prodotto, però non capisco. Comunque il matitone mi piace molto e ho sputato. Se posso darvi un consiglio, è molto utile mettere un prodotto in crema quando si fa lo smokey eyes e poi andarlo a settare, cioè leggermente cremoso, non super cremoso, e poi andare sopra a intensificarlo con l'ombretto. Quindi questo prodotto mi piace. Bene, passiamo alla casella numero 4. Anche questa è lunga e stretta. Non mi ricordo il prezzo di questo calendario perché l'ho acquistato un bel po' di tempo fa. Però siamo sotto le 24 euro sicuramente, forse 19,90. Ok, casella numero 4, bronzing lipstick, quindi parliamo di un rossetto bellissimo, guardate quanto prodotto, tra l'altro col logo, un bellissimo rossetto sul rosso bordeaux, super idratante, molto bello. Casella numero 5. Oh sì, molto interessante. Troviamo una matita labbra. Eccola qui, è di un color labbra molto molto neutro, ma andandola a swatchare si è sfasciata la punta e non è autotemperante, bene, ok. Comunque è un rosa perlato, questo. Un po' brillantinoso. Casella numero 6. Vediamo cosa ci riserva. La casella numero 6 è quadrata. Bene, cambiamo musica. Wow, un bellissimo illuminante, ragazze, guardate, tutto in full size fino adesso. Con un paio di 12 mesi all'interno troviamo 9 grammi di prodotto. Si chiama Natural Radiance Highlighter ed è un lilla, leggermente lilla. Andiamo a fare lo swatch. È un po' particolare, quasi un leggermente luminoso, e qui non so se riuscite a percepire, ma
sinceramente, nah, sinceramente non mi piace. Casella numero 7, Ultra Smoky Lipstick anche qui, ed è un rossetto, questa volta sempre con quel famoso puffino, che è più pennelloso, sì, si possono andare a sfumare. Questa è la colorazione che mi piace molto ed è un nude rosato malva, questo qui. Molto bello. Casella numero 8. Un altro smalto. Che peraltro come colorazione, questo si chiama Soft Matte Nail Polish, il primo Double Volume Shine. Sono praticamente più o meno lo stesso colore, solo che uno è leggermente più violino forse. Però uno è matte e l'altro è lucido. Allora, numero 9, abbiamo un rossetto. Questa volta cambia la musica ed è un rossetto in bullet. Ok, matte 0,60 è la tonalità. Ed è un rosso molto molto arancione. Siamo alla casella numero 10 e troviamo una matita occhi Ultra Slim Casual in un color argento, è un argento scuro, scrive poco. Andiamo avanti con la casella numero 11, troviamo un altro smalto, quindi il terzo smalto rosso questa volta, eccolo qui, UV Power Gel. Casella numero 12, un altro smalto. Non ci stiamo, siamo partiti bene, ma ci stiamo rovinando qui. Questo è super glitteroso, viola, e si chiama Bold Glitter Nail Polish. Ho aperto la 21 al posto della 12, vabbè, andiamo a cercare la 12. Ecco la 12. Olè. Abbiamo Nude Lip Lace. Ok, non so se mi sembra anche lui un gloss super colorato, molto bello, nude, leggermente pescato. Guardate che bello, molto molto bello. Ok, casella numero 13, meno male che non c'è la 31, sennò un altro smalto. Oro, questo è piccolino, la prima mini taglia del calendario, numero 143, smalto oro. Andiamo con la 14, sperando sia un po' più fortunata. Oh, molto bene! Parliamo di Metallic Eyeshadow. Ho pulito in qualche modo la mano perché ho la memoria della fotocamera piena, quindi mi devo anche sbrigare. E abbiamo questo ombretto metallico che andiamo a swatchare subito. Leggermente verde, così. Molto specchiato. Con uno smoky magari verde bosco, andare a fare il punto luce con questo. Va bene, siamo al numero 15, eccolo qui, e troviamo il milionesimo smalto, ragazze! Un bel verde bosco metallizzato, guardate che bello, è veramente stupendo. Qui mi dice numero 01 Christmas Nail Polish. Troviamo un altro lipstick in bullet, questo è nella colorazione, il primo è 0,60, quello super orange. Questo è un bellissimo nude ed è della linea Shiny, lo 030. Beh, che poi swatchato, altro che nude, è quasi un rosa corallo. Andiamo con la casella numero 17. Questa è piccola e quadrata. Infatti, Nail Wax. Credo che sia un balsamo per le unghie. Enriching Nail Wax. Ok, all'interno è bianco e rosa. Andiamo avanti, quindi 16, 17, 18, eccola qui, lunga e stretta. Ho smontato mezzo calendario. E abbiamo una matita labbra Contour Glide Lip Liner, che si va un po' ad abbinare, che scrive molto poco. Ma perché scrivono così? Queste matitine qui autotemperanti non le prendete perché scrivono malissimo, cioè guardate, molto molto poco scriventi. Queste qui automatiche non le consiglio.
molto fanno fatica sia quelle per gli occhi che quelle per il labbro, visto che non scrivono benissimo. 19, questo è grande. Abbiamo un mascara. Vediamo com'è lo scovolino. Endless Effect Mascara Extra Volume. Io adoro i mascara volumizzanti. Questo ha lo scovolino in non in setole ma in plastica. Però non mi sembra male, è abbastanza fitta. Lo proveremo. Numero 20, eccola qui. Abbiamo un altro matitone. Allora, abbiamo l'Ultra Wear Nude Pen Matte. Vediamo di che cosa si tratta. Se si apre, ok, si è aperta. Ed è un rossetto in matita, questo molto scrivente. Ed è questo colore molto carino. Numero 21, l'abbiamo spoilerato prima ed era lo smalto. Numero 22, ci siamo quasi, Waterdrop Lip Color. Ok, e questo è un altro matitone, guardate, a goccia, forte. Si tira fuori, se esce, aspettate, ok, si esce. Ed è di questo bel color, simile all'altro, insomma, sono un po' simili, eh. Leggermente più mattone forse, ecco. Ci sono i miei uccellini, che forse sarà entrato mio papà in casa e quando cinguettano è perché c'è qualcuno, però a me non danno fastidio, spero neanche a voi. E finiamo con la 23 e la 24. Allora, nella casella numero 23, ho smontato il calendario, troviamo un Ultra Smoky Lip Liner. Queste scrivono meglio, quelle non autotemperanti, molto meglio. Oddio, adoro, guardate che bella, guardate che scrivenza. Quindi se dovete prenderle, prendete queste Ultra Smoky Lip Liner, se andate al DM e volete provare i trucchi. Queste non autotemperanti, top, quelle autotemperanti, flop. Ultima casella del calendario dell'avvento DM 2020, numero 24. Troviamo un altro illuminante, questa volta di un colore un pochino più accettabile. È abbastanza luminoso, però niente di super specchiato. Bene ragazzi, abbiamo spoilerato anche questo calendario. Quest'anno sono rimasta su tutti i calendari low cost. Devo dire che sicuramente quello di Look Fantastic, di Sephora e di Cult Beauty mi facevano molta gola, però avendo prezzi dalle 100 euro alle 200 rotti euro, ho pensato che comunque con quella cifra preferirei sceglierli i prodotti e ho passato. Però sinceramente quello di Look Fantastic, cioè, li avrei comprati tutti e tre se avessi avuto tante disponibilità economiche, ma alla fine con il costo di uno ho fatto più o meno 3-4 calendari dell'avvento. Quindi io vi ringrazio per il sostegno, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.